Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Aquesio. La ricaduta in termini di risultato dell'attuazione del piano regionale delle liste di attesa, la governance della spesa farmaceutica e più ad ampio raggio la governance del sistema sanitario a partire da alcuni aspetti specifici come il personale e gli investimenti. Queste non solo, si è parlato nella conferenza stampa che si è tenuta a Perugia nella sede della giunta regionale di Palazzo Donini con al centro la sanità in Umbria. Dati alla mano, la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, l'Assessore alla Sanità Luca Coletto, il Direttore Regionale Massimo D'Angelo, con l'Amministratore Unico di Punto Zero Giancarlo Bizzarri e il Coordinatore della Cabina di Regia Governance Farmaceutica Fausto Bartolini, hanno fatto il punto sull'andamento del sistema sanitario a partire dal piano per l'abbattimento delle liste di attesa, che prevede che il governo delle liste sia incentrato su tre cardini: governo della domanda, dell'offerta, monitoraggio e controllo dei processi. Ma io partirei dai 184 milioni di Terni che, diciamo, come per quanto riguarda l'ospedale di Terni, troveranno un finanziamento certo, in quanto INAIL ha dato l'ok per il finanziamento di Narnia Menia e di conseguenza tutto l'articolo 20 potrà essere caricato sul nuovo ospedale di Terni. Questa è una buona notizia per il futuro, in quanto lo sblocco di queste risorse dà certezza sulle realizzazioni, finalmente aggiungo io, dell'ospedale di Terni, ma anche sulla questione di Narnia Menia, che ormai andava avanti da troppo tempo senza trovare, come dire, un percorso corretto verso la costruzione. Ma il problema della gente sono le liste d'attesa. Liste d'attesa che stiamo monitorando, che come dire, abbiamo cambiato ancora in maggio quella che era la definizione fatta dalla delibera precedente. Abbiamo ridefinito i percorsi sempre nel rispetto di quello che è il piano nazionale gestione liste d'attesa. Siamo partiti il primo di luglio per quanto riguarda la gestione effettiva di queste liste d'attesa e i primi risultati si vedono, perché per quanto riguarda come dire, la presa in carico, cioè l'effettiva data e la prescrizione corretta degli esami per quanto riguarda la radiologia, si è azzerata, nel senso che quando c'è una prescrizione, questa prescrizione va direttamente al CUP e il CUP definisce quella che è la data dove verrà svolta la prestazione sanitaria. Tutte le altre sono diminuite, io ho sentito numeri stranissimi dai 6 milioni di prestazioni in arretrato, poi sono diventate 300.000. La realtà è che nel 2021 erano 280.000, oggi sono 62.000. quelle che sono le prestazioni in arretrato. Stiamo lavorando in maniera precisa, attenta, gestendo tutti quanti quelli che sono i nodi della sanità, ma soprattutto tutti quanti quelli che sono i capisaldi certi, e quindi parlo delle due aziende ospedaliere che sono le principali erogatrici di prestazioni, oltre che le ASL territoriali. È un'orchestra che non suona più da solista, ma suona all'unisono tutti quanti insieme verso la direzione di uno smaltimento corretto e trasparente delle liste d'attesa. Tagli lineari Ma guardi, tagli lineari io non parlerei proprio, visto considerato che siamo i primi come spesa a livello nazionale, pur essendo piccolissima l'Umbria, noi siamo i primi come spesa. Quindi probabilmente, anzi sicuramente c'è dell'inappropriatezza, noi stiamo gestendo l'inappropriatezza nella prescrizione, non stiamo certo tagliando farmaci, non l'abbiamo mai fatto, non lo stiamo facendo e non lo faremo mai, ma vorremmo ricondurre quella che è la spesa farmaceutica, che ricordo sono soldi dei contribuenti, nel giusto alveo, in maniera tale da soddisfare quelle che sono le prescrizioni, gestendole anche attraverso i farmaci generici piuttosto che gli originator, visto considerato che è previsto dalla legge, ma soddisfando innanzitutto quelle che sono le necessità del paziente. Questo si fa attraverso una prescrizione fatta in scienza e coscienza da parte del medico, che sicuramente è responsabilizzato, visto considerato i dati che abbiamo sotto mano, che ci sono stati trasmessi da AIFA, quindi sono dati ufficiali che ci mettono primi in classifica come spesa per quanto riguarda farmaci. Allora io dico, sicuramente siamo fra le regioni che hanno
una presenza di anziani, quindi di cronici, quindi di pazienti che hanno bisogno di tanti farmaci, ma è altrettanto vero che la Liguria, che ha un'altrettanta presenza, se non la prima in assoluto per quanto riguarda la presenza di anziani, ha un costo della farmaceutica che è sicuramente molto ma molto molto più basso della nostra Umbria. Ma guardi, innanzitutto vorrei sottolineare un aspetto che tutti quanti trascurano. Riorganizzare non significa chiudere. Noi non abbiamo intenzione di chiudere nessun sito ospedaliero, ma abbiamo intenzione di far fare a questi siti ospedalieri quello che hanno fatto fino ad ora. Quindi analizzare effettivamente i flussi che ci sono stati fino ad oggi per quanto riguarda le patologie curate, verificare quelli che sono quelli che sono i tempi d'attesa per i ricoveri, quelli che sono gli esiti di questi ricoveri. Il piano nazionale esiti va a verificare proprio quella che è l'ospedalizzazione, se è appropriata, se non è appropriata e cosa fanno in questi ospedali e gli esiti soprattutto. Quindi in funzione di quelli riorganizzeremo, ma non chiuderemo niente, non chiuderemo proprio niente. Quindi sono allarmi inutili, direi assolutamente nocivi, perché in un periodo come questo, dove vediamo le bollette che saltano alle stelle, anche la sanità ha un conto importante, tant'è che noi stiamo lavorando da qualche mese su Roma per avere appunto ragione di quelle che sono dei costi importanti che si riverseranno verso l'Umbria, che saranno oltre i 40 milioni in più rispetto all'attualità. Quindi in una situazione come questa quello che non si deve assolutamente fare è andare a tagliare nella sanità. Noi non lo stiamo facendo, stiamo gestendo l'appropriatezza in sanità, che significa gestire correttamente le risorse, ricordando sempre, soprattutto noi stessi, che sono soldi dei contribuenti. La sanità e il sociale, per quanto ci riguarda, non si toccano. In attuazione del programma di sviluppo rurale dell'Umbria è stato pubblicato un nuovo bando che apre importanti opportunità di finanziamento per la creazione e il potenziamento di microimprese appartenenti al comparto extra-agricolo. Con tali interventi sarà possibile rafforzare nelle aree rurali le attività e i servizi offerti alla popolazione, contribuire all'incremento di posti di lavoro e al miglioramento della qualità della vita. L'assessore regionale agricoltura Roberto Morroni evidenzia così la valenza dell'operazione con cui si completa il pacchetto di bandi del PSR 2014-2022 dell'Umbria finanziati con i fondi Euri, lo strumento finanziario dell'Unione Europea finalizzato alla ripresa e allo sviluppo sostenibile dopo la crisi economica determinata dalla pandemia da Covid-19. Risorse dedicate che, afferma l'assessore, nel quadro economico attuale rivestono grande importanza per la loro capacità di generare processi di consolidamento e sviluppo del sistema imprenditoriale della regione. A questo scopo abbiamo destinato al bando 1,2 milioni di euro. L'Assemblea della sezione trasporti di Confindustria Umbria ha eletto il nuovo presidente per il biennio 2022-2024, che sarà Romeo Leorsini, dell'azienda Leorsini Romeo & Company di Acquasparta. Vicepresidente sarà Flavio Cecchetti, dell'azienda Susa di Corciano. L'assemblea, che si è svolta nella sede di Confindustria Umbria a Perugia, ha eletto anche i componenti del consiglio direttivo. Ad aprire i lavori è stato il presidente uscente Gianfranco Buini, giunto al termine del proprio mandato. In questi 4 anni, ha ricordato Buini, abbiamo cercato di conoscere più da vicino le aziende del nostro comparto, ascoltandone le esigenze e confrontandoci sui temi che più interessano il settore, dalla carenza di autisti agli aspetti normativi legati ad esempio ai trasporti eccezionali. Abbiamo poi portato avanti un dialogo costante con le istituzioni per affrontare le questioni legate alle principali infrastrutture del territorio, esaminando problematiche e prospettive per la viabilità e il trasporto di passeggeri e merci. L'attività della sezione si è inoltre concentrata sulle problematiche contingenti legate all'incremento del prezzo del carburante e all'applicazione del Green Pass durante l'emergenza sanitaria. Nel segno della continuità, l'intervento del neo presidente Romeo Leorsini, già vicepresidente della sezione nel precedente mandato, che ringraziando l'assemblea per la fiducia dimostratagli, ha sottolineato di voler proseguire il lavoro svolto dal suo predecessore. Questo incarico, ha evidenziato Leorsini, è per me motivo di orgoglio e al tempo stesso una grande responsabilità. Mi dedicherò con impegno all'attività della sezione, che rappresenta un anello importante della nostra economia.
Affronteremo le principali problematiche con cui si trova a fare i conti il comparto, dalla sicurezza fino ai servizi logistici, cercando di trovare soluzioni e operando sempre in sinergia. In questo momento così difficile è fondamentale restare uniti e muoversi nella stessa direzione. Montefalco avrà di nuovo il suo ospedale grazie al progetto che ne farà una casa di comunità e ospedale di comunità. Di questo si è parlato venerdì 21 ottobre al Teatro San Filippo Neri in Piazza del Comune durante l'incontro promosso dall'amministrazione comunale dal titolo Sanità territoriale e prospettive legate alla realizzazione della casa di comunità e dell'ospedale di comunità nel territorio comunale di Montefalco. Nella completa revisione del piano sanitario, la Giunta regionale dell'Umbria ha stabilito, usufruendo dei fondi del PNRR, che il complesso che oggi ospita il Centro per l'erogazione dei servizi sanitari sarà destinato a case di comunità e ospedali di comunità. Il progetto è stato presentato durante l'incontro, introdotto dal sindaco di Montefalco Luigi Titta, a cui sono seguiti gli interventi dei relatori Massimo D'Angelo, direttore regionale di Sanità e Welfare della Regione Umbria, Massimo De Fino, direttore generale della ASL Umbria 2 e Piero Carzilli, direttore amministrativo ASL Umbria 2, supportati ovviamente dai tecnici progettisti. Luigi Titta, sindaco di Montefalco, questo incontro con la cittadinanza per presentare le opportunità che si aprono per questo territorio dopo che il piano sanitario regionale ha prospettato per l'ex ospedale San Marco che possa diventare ospedale di comunità. Ecco, se ci può presentare quali sono i progetti per questa struttura. Grazie, buonasera a tutti. Sì, è una data storica, un momento importante, un giorno importante oggi. E quello che vedremo fra poco nella presentazione del progetto è, diciamo, il grande sviluppo che torna ad essere sul nostro territorio, perché un complesso come quello dell'ex ospedale che viene riattivato e quindi rimesso in funzione sicuramente sarà una grande opportunità per il nostro territorio oltre che per la città di Montefalco, quindi è atteso da tempo e sentito da tutta la popolazione e credo che il momento sia ormai arrivato. Ecco, si parla di casa di comunità e ospedale di comunità, cosa significano questi termini? Allora, sono termini semplicissimi perché la casa di comunità non è altro che, diciamo, una parte di quella struttura che verrà adibita ai servizi sanitari, quindi dove andranno anche tutti i nostri medici condotti per rispondere alle esigenze quotidiane della cittadinanza, e mentre invece l'ospedale di comunità è quella branca di edificio che andrà al servizio, diciamo così, dei malati che di fatto malati ormai non sono più perché sono usciti dalla parte critica e quindi prima di andare nelle proprie dimore praticamente passano un periodo breve qui all'interno dell'ospedale di comunità. Quindi possiamo dire rivive una tradizione antica di questo territorio. Certo, questo sì, perché poi lo dirò più tardi, l'ospedale, la casa di comunità per i montefalchesi è la seconda casa, cioè è stata sempre la seconda casa, cioè c'era la casa di proprietà e quando si stava male, quando si stava bene, quando si stava male si andava in ospedale, quindi insomma su questo sicuramente i nostri montefalchesi ci riconosceranno il merito. Massimo De Fino, direttore generale della USL Umbria 2, quest'oggi ha questo incontro con la cittadinanza di Montefalco per presentare, ecco, le prospettive che si aprono dopo le decisioni della Regione Umbria per far rivivere la struttura qui di Montefalco, l'ex ospedale San Marco. Sì, abbiamo avuto un'opportunità, cioè quella di utilizzare i fondi della PNRR per nell'ambito delle strutture di proprietà dell'azienda. Montefalco avevamo una struttura di proprietà bella, storica, che potevamo, ex ospedale, che potevamo utilizzare per la trasformazione in ospedale di comunità. 20 posti letto, struttura residenziale intermedia, come viene definita, tra la parte per acuti e la parte del domicilio. Abbiamo pensato in questo territorio, l'abbiamo affiancata all'altra evoluzione che c'è all'interno del distretto, la casa di comunità, che significa poi offrire nell'ambito di un rapporto tra medici, medicina generale e specialisti la presa in carico del paziente per rispondere ai bisogni
cronici, che sono le quattro patologie di base: diabete, il BPCO, ipertensione e scompenso, per far sì appunto che queste persone siano tra virgolette coccolati dagli specialisti insieme ai medici di medicina generale. Questo è l'obiettivo che ci poniamo con molta tranquillità e che vogliamo comunicare con forza però ai concittadini del comune di Montefalco. La strategia è quella di una sanità diffusa sul territorio per questo tipo di esigenze, mentre per gli interventi ci sono gli ospedali veri e propri. Sicuramente sì, l'ospedale per acuti deve essere un ospedale snello e flessibile, veloce, tant'è vero che la degenza media non può superare i 7 giorni, subito dopo bisogna farsi carico della continuità dell'assistenza e queste strutture servono a questo. Noi avremo in Umbria 21 case di comunità, di cui 17 finanziate, 4 sono le case della salute riconosciute già dal Ministero, tra cui il nostro territorio c'è il Trevi, e 5 ospedali di comunità, tra cui Montefalco. Un impegno economico importante per la Regione che noi porteremo avanti come azienda sanitaria USL Umbria 2. Paolo Marzioli, assessore ai servizi sociosanitari del comune di Montefalco, quest'oggi per presentare alla cittadinanza questa importante novità, questa importante notizia della rinascita dell'ex ospedale San Marco, che diventa appunto casa di comunità e ospedale di comunità, un servizio fondamentale per questo territorio. Assolutamente sì, grazie, buonasera a tutti. Penso che dopo le parole del sindaco e del direttore generale è sicuramente un ripetersi di parole, ma abbiamo voluto fortemente imprimere questa spiegazione generale a tutta la cittadinanza che stava aspettando da tempo questo risultato, quindi questa riapertura, questo rivivere queste mura che per tanti anni sono state al servizio non solo del nostro comune ma di tutto il territorio. Quindi felicissimi di ospitare tutte queste persone, voi e tutte le massime cariche dell'ASL che possono comunque portarci a conoscenza di tutto quello che può essere nei minimi particolari a servizio per i nostri cittadini. Latte e cacao, due materie prime che si sposano alla perfezione, hanno rinnovato la loro unione anche nella 28ª edizione di Euro Chocolate, la seconda indoor all'Umbria Fiere di Bassia Umbra. Tra le Chocolate Experience del padiglione 7 infatti spicca il gruppo Grifo Agroalimentare con il suo grifo gelato 100% Umbria e la cioccolata calda in tazza, ma la vera novità frutto della collaborazione tra la cooperativa Umbria ed Euro Chocolate è Cacao, una caciotta con dentro granella di fave di cacao che ha fatto la sua prima apparizione in occasione della conferenza stampa di presentazione dell'evento. Sì, certo, era un'occasione da non perdere, un'occasione interessante, un'occasione che valutiamo sempre con molto interesse perché ci fa conoscere, ci porta al centro dell'attenzione di una serie di consumatori particolarmente interessanti per noi, che sono i giovani, i bambini, coloro che gradiscono le cose buone, coloro che apprezzano le cose buone e coloro che sono disponibili anche a perdere un po' del proprio tempo sulle cose buone che anche noi facciamo. Ha parlato il Presidente del mondo dei giovani, dove il gruppo Grifo è sempre stato, ha avuto una particolare attenzione, no? Quindi è un mondo di riferimento, in fondo il latte è importante, quindi c'è anche un'attenzione dell'Agrifolatte verso le scuole, come state attuando questo progetto? Sì, intanto è bene dire quello che hai appena detto, cioè che il latte è una componente importante per le giovani generazioni. Ce ne stiamo accorgendo in un momento di difficoltà anche dell'alimentazione della nostra popolazione italiana, per cui ci rendiamo veramente conto di quanto è importante. Proprio questo fattore diventa fattore essenziale per le giovani generazioni, per i bambini in particolare. E la seconda cosa è quella effettivamente che stiamo riprendendo dopo gli anni del Covid che ci hanno visto contingentare le presenze, stare lontani, stiamo proprio riprendendo il colloquio, il dialogo, il confronto e anche la presenza nelle scuole, con le scuole e anche delle scuole presso di noi, perché credo che molti di noi, molti dei telespettatori, molti dei cittadini umbri ricordano il passaggio fatto da bambini presso gli stabilimenti dell'Agrifo a vedere come si fa il latte, a vedere presso una stalla come sono le mucche,
che hanno quattro gambe e non nasce dall'albero il latte. Ecco, stiamo riprendendo questo dialogo per confronto costruttivo, per far vedere come è rispettosa la produzione rispetto al benessere degli animali, al benessere delle persone che ci operano, e quindi questo confronto sta proprio riprendendo in queste settimane. Coinvolgeremo un numero di scuole importanti e daremo disponibilità importanti per le scuole che vorranno venire da noi. Presidente, il momento difficile, chiaramente anche voi vivete la crisi energetica, però insomma dalle sue parole si evince insomma che il gruppo Grifo sta portando avanti i suoi investimenti. Tra poco ci saranno delle novità, degli ammodernamenti, insomma il presidente Carlo Catanossi e il gruppo Grifo Alimentare non si ferma. No, presidente, magari si ferma pure, il gruppo no. In questo senso è vero, stiamo facendo ancora investimenti che adesso riguardano essenzialmente l'energia, quindi stiamo realizzando il nostro parco solare, anzi meglio ampliando il nostro parco solare, perché in qualche modo dobbiamo intervenire, stiamo modificando il nostro modo di produrre energia all'interno, utilizzare meglio energia all'interno dell'azienda con altre fonti di energia oltre a quelle che sono diventate proibitive come il gas metano. È sempre nello spirito di essere quanto più sostenibili e quanto più economica, e rendere quanto più economica la produzione stessa. Gli investimenti complessivi sono sostanzialmente finiti, quelli sostanziali, quelli strutturali, quelli grandi. Ci muoviamo ancora sull'ammodernamento, sulle nuove produzioni, sui nuovi prodotti. Fermo restando che questo è un momento di forte riflessione, perché l'espansione in qualche modo costa e quindi l'espansione deve essere quanto mai meditata e riflettuta. Tornando ad argomenti più leggeri, chiudiamo con Euro Chocolate, insomma tanta affluenza, tanti giovani, un momento sicuramente bello che ci fa ritornare insieme e ci fa anche un po' pensare a un futuro magari un po' più bello, insomma tutto questo pubblico, tutta questa gente che comunque ha voglia, assaggia i prodotti, è comunque importante, no Presidente? Sì, è bello, è importante e anche buono, perché io penso che poi alla fine la cioccolata, se non al 100% di noi, a tanti di noi piace e piace molto. Ne consumiamo e ne consumiamo, non dico molta, ma insomma ne consumiamo abbastanza, qualcuno si vede anche dalla circonferenza della vita. Noi ci siamo in mezzo a queste cose buone, è veramente un piacere vedere questo pubblico così giovane dentro una manifestazione fioristica. Perché spesso le manifestazioni fieristiche sono appannaggio dei meno giovani come me, insomma, ecco, e invece questo pubblico giovane dà speranza, dà interesse, dà prospettiva di futuro. Con Eugenio Guarducci, l'ideatore e l'organizzatore di Euro Chocolate, un'altra edizione importante, una collaborazione col gruppo Grifo Agroalimentare che si rinnova, anche perché diciamo insomma latte e cioccolato insomma hanno un suo perché, no? Sì, assolutamente, il latte e il cioccolato si incontrano nel loro cammino, innanzitutto per delle gustose cioccolate calde in tazza, ma poi qui a Euro Chocolate con un ottimo gelato con vari gusti al cioccolato, e poi anche un'esplorazione nuova, un test che abbiamo fatto e presentato durante la conferenza stampa di presentazione dello chocolate, questo cacao, questa caciotta con all'interno le nips di cacao, quindi il cacao che entra protagonista con il formaggio. È una ricetta molto interessante, innovativa, che è pertinente per un territorio come l'Umbria, che ha nei formaggi e nel cioccolato, nel cacao, una sua dimensione importante. Vedevo che prima con il Presidente ne parlavate, quindi insomma c'è anche l'idea di portare questa idea, che è stata un po' un'idea per la manifestazione, di realizzarla e magari farci anche una produzione. Sì, adesso siamo in una fase di test, l'andremo a testare magari nei nostri negozi di Euro Chocolate, e poi l'affinamento del progetto chiaramente spetterà a Grifo Latte in base anche ai risultati che conseguiremo magari in questo primo test. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Aquesio, torna puntuale tra un'ora.